Benvenuti sullo strano canale. Avere un fratello gemello può avere delle ripercussioni non da poco e questo caso ne è la prova. Gwinnett County, Georgia, 18 luglio 2008. Sono da poco passate le 9 di sera e l'insegnante Ginai Coleman, 40 anni, parcheggia l'auto nei pressi della stazione degli autobus e attende che arrivi quello della figlia. Una madre prudente che non si fida a lasciarle fare il tragitto fino a casa a piedi. La solita routine, niente che possa far presagire ciò che sta per accadere. È grazie a un testimone oculare se sappiamo cosa è successo. Dunque Ginai ha appena parcheggiato quando un uomo armato di pistola si avvicina al veicolo dalla parte del guidatore. La insulta e poi le spara dritto al petto senza darle il tempo di gridare aiuto. L'uomo apre la portiera, scaraventa fuori il corpo di Ginai, si mette alla guida e parte sgommando. Tutto questo lo vede l'autista a bordo di uno degli autobus che in quel momento sta aspettando l'orario di partenza della propria corsa. Si precipita a chiamare il 911 dicendo che hanno sparato a una donna, che l'assassino è un uomo di colore e che ha rubato l'auto della vittima. Indossa una maglietta bianca con le maniche verdi. Intervengono la polizia e i paramedici. Per Ginai non c'è più niente da fare. È morta a 40 anni in un parcheggio, mentre aspettava la figlia per portarla a casa sana e salva. L'auto viene ritrovata quella stessa notte a circa 60 km dalla scena del crimine, in un parcheggio di Forest Park. Sul tappettino del passeggero c'è il mozzicone di una sigaretta. Ginai non fumava, perciò non è stata lei a gettarlo lì. Viene raccolto per analizzare il DNA. Come seconda prova ci sono delle impronte digitali sulla portiera. Si revisionano i filmati delle videocamere di sorveglianza sia della zona della stazione che della zona dove l'auto è stata abbandonata. Un'ora prima dell'omicidio, un uomo che indossa una maglietta bianca con le maniche verdi viene inquadrato in un negozio nei pressi della stazione mentre acquista un pacchetto di sigarette e parla al cellulare. La marca di sigarette corrisponde al mozzicone trovato nell'auto. Più tardi, dopo il delitto, lo stesso uomo viene inquadrato a Forest Park mentre cammina nel parcheggio a pochi metri da dove è stata lasciata la macchina rubata. Non può essere una coincidenza, pensa il detective al quale hanno affidato il caso. Quello è l'uomo che ha sparato a Ginai. Senza prove materiali, però, non si può ancora arrestarlo. Ma quando arrivano i risultati del test del DNA prelevato dal mozzicone, risulta quello di un maschio. Inserito il campione di DNA nel CODIS, ovvero il database nazionale del DNA degli Stati Uniti creato e gestito dall'FBI, si arriva a un nome, Donald Eugene Smith. L'uomo ha dei precedenti penali, reati per compiere i quali si è servito di un'arma da fuoco. Dalla fedina penale si capisce che è un individuo che sarebbe capacissimo di sparare a bruciapelo a una donna per rubarle l'auto. Donald viene interrogato e gli viene sequestrato il cellulare. Il GPS del dispositivo lo colloca vicino alla scena del crimine e a Forest Park la notte dell'omicidio. Donald nega di essere il responsabile, nega di aver mai visto Ginai, nega di avere una maglietta bianca e verde e nega di essere l'uomo nei filmati di videosorveglianza. I gotta read your Miranda. Okay, I have these rights. You want to discuss it? I can explain this. Yeah, I would like you to explain to me why I'm here. Okay. Really, it's about this deal, okay? I'm gonna ask you questions. Have you ever seen this vehicle before or been in it? No, I have not. Have you ever met this woman before in your life? No, I haven't. That vehicle you said you've never seen before? Mm-hmm. And the woman you've never seen before? Yes. Okay. Your DNA ended up in that car. That's interesting because my DNA couldn't have been in that car because I've never been in that car. I have a picture basically on a computer. I want you to look at it and let me know if you recognize it as yourself or not, okay? What am I with this guy right here? That is definitely not. Il cellulare dice è del fratello gemello Ronald che vive a Gwinnett County.
A complicare le cose ci si mette anche il fatto che i due hanno nomi simili, Ronald e Donald. Ma a parte questo, adesso viene la parte interessante. I gemelli monozigoti hanno lo stesso DNA. «Io non sono mai stato in quell'auto», dice Donald. «Il suo DNA si trova nel database del CODIS perché ha commesso dei crimini, ma non ha mai ucciso nessuno». Dopo un paio di tentennamenti, dunque, dichiara che l'uomo dei filmati è suo fratello Ronald. Vengono convocati anche i genitori e la sorella che confermano che quello nei video è proprio Ronald. Se il DNA è identico, c'è un'altra cosa che può scagionare Donald definitivamente: le impronte digitali. Quelle tra gemelli, per fortuna, non sono identiche e consentono una volta per tutte di capire chi ha ucciso Ginai e ha toccato la portiera mentre saliva in auto. Quando Ronald viene rintracciato e portato in centrale, si esegue un ultimo controllo e confronto tra le impronte dei due fratelli con quelle presenti sul telaio della macchina. È confermato, è stato Ronald. Messo di fronte alle prove, video, DNA e impronte digitali, l'uomo ammette di aver sparato a Ginai, ma di non averlo fatto apposta. È stato un incidente. «È successo tutto all'improvviso», mormora. «Era un revolver semiautomatico. Io tenevo il dito sul grilletto ed è partito un colpo. Poi ho venduto l'arma prima di finire a fare di nuovo qualcosa di stupido. Volevo solo rubare l'auto. Non era mia intenzione uccidere qualcuno». Ronald sembra sinceramente pentito, ma una volta in tribunale ritratta la sua confessione e accusa il fratello di essere il vero responsabile. La giuria non gli crede e lo giudica colpevole di omicidio volontario e furto d'auto, condannandolo all'ergastolo senza la condizionale nell'ottobre del 2012. Storia tragica e incredibile. La morte di una donna per bene che voleva proteggere sua figlia ma che non è riuscita a proteggere se stessa. Il tradimento di un fratello che accusa il proprio fratello di un delitto. Se Ronald non avesse lasciato le sue impronte sull'auto, il rischio di non venire mai a capo di questa vicenda sarebbe stato altissimo, mentre i due fratelli avrebbero continuato ad accusarsi l'un l'altro. Sarebbe stato impossibile individuare il vero responsabile. Come sempre accade quando succedono cose come questa, tutto ciò che resta è una scia di dolore e smarrimento, di processi e di condanne che fanno sì giustizia, ma non riportano in vita i morti, di ricordi di una donna che era madre, figlia, sorella e amica, ammazzata per un'auto e buttata sull'asfalto di un parcheggio a morire dissanguata in pochi secondi. E questa era la storia che ho voluto raccontarvi oggi. Come sempre, grazie di cuore per aver guardato questo video. Alla prossima!